Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Oggi ci porremo tante domande. In arrivo un nuovo film su Rocky? Il sequel di Aladdin è inevitabile? Deadpool farà parte del Marvel Cinematic Universe? J.J. Abrams dirigerà il nuovo Superman? Qual è il senso della vita? Beh, cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande, tranne l'ultima, ecco. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione, trovate tutti i link in descrizione. In arrivo un nuovo film su Rocky? Sì, avete sentito bene, non stiamo parlando di Creed 3, ma di un nuovo film su Rocky Balboa, interpretato come al solito da Sylvester Stallone. L'attore sembra pronto a vestire di nuovo i panni dell'ormai ex pugile, stavolta intenzionato ad allenare un giovane immigrato clandestino. Una tematica sociale molto forte, dunque, a cui Stallone sembra essere particolarmente legato. Il nuovo Rambo si svolgerà al confine tra Stati Uniti e Messico ed è lecito dunque attendersi una riflessione sulla delicata situazione politica lì presente, tematica che potrebbe ricorrere anche nel nuovo Rocky. Il sequel di Aladdin è inevitabile? Vista la ricezione mista ai trailer, in pochi avrebbero immaginato che il remake live action di Aladdin avrebbe potuto ambire a superare il traguardo del milione di dollari di incasso. Eppure manca davvero poco. Si pone dunque una domanda lecita: verrà realizzato un sequel del film? D'altro canto, il classico Disney poteva contare su ben due sequel usciti direttamente in home video e anche su una serie animata che ne espandeva l'universo. Trattandosi del film di maggior successo della carriera di Will Smith, l'attore potrebbe spingere per ritornare presto sul grande schermo nei panni del genio. Deadpool farà parte del Marvel Cinematic Universe? Ne abbiamo già parlato in passato, ma di tanto in tanto è giusto fare nuovamente chiarezza in merito. Alcuni portali americani, facendo riferimento a un paragrafino presente in un articolo di Deadline, stanno sostenendo che Deadpool potrebbe far parte del Marvel Cinematic Universe. Anche se vige la regola mai dire mai, Bob Iger, il presidente, il mega presidente Disney, ha dichiarato che i film del mercenario chiacchierone resteranno separati dal resto dell'universo condiviso e prodotti sotto l'etichetta Fox. J.J. Abrams dirigerà un nuovo film di Superman? La notizia è stata diffusa da Cosmic Book News, un portale di informazione americano solitamente non molto attendibile. Difatti è probabile che il tutto si riveli una bolla di sapone. Tuttavia, ci sono alcuni indizi a sostegno dell'ipotesi che J.J. Abrams potrebbe mettersi alla guida di un ipotetico nuovo film di Superman. Il regista ha infatti firmato da pochissimo un super contratto con la Warner, è esperto nel rilanciare franchise ormai dati per defunti, è un grande appassionato di fumetti e in passato era già stato accostato ad una pellicola sul supereroe. Verità o bufala? Lo scopriremo presto. Queste erano le notizie del giorno. Se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto. Noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!